segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori. Grazie e grazie naturalmente alla Lega Consumatori, a Pietro Fraderi e a Paolo Landi della Fondazione Consumo Sostenibile. L'ora è tarda, proverò a dare qualche messaggio sintetico, ma anche perché no, un po' in controtendenza, così da svegliare dal torpore chi a vista l'ora sogna il buffet. La mia mattinata è cominciata ascoltando l'intervento di Pietro Fraderi. Devo dire che ne sono rimasto colpito. La modernità di Pietro è stupefacente, ci conosciamo e frequentiamo da tempo, ma ogni volta che ho il piacere di ascoltarlo ne osservo il suo essere al passo con i tempi. Non è una sfida da poco saper osservare i cambiamenti che percorrono il quotidiano dei consumatori e saperli accompagnare, pur consapevoli che ogni cambiamento implica dei rischi, delle attenzioni, ed è nostro dovere come associazione dei consumatori raccontare questi rischi e mettere in guardia il consumatore dalle insidie che a volte il nuovo porta con sé. Con altrettanta trasparenza però devo dire che alcuni auspici di Pietro che ci raccontava di un consumatore nuovo, di un consumatore non più solo destinatario passivo di beni, servizi, di pubblicità commerciale, ma un consumatore al quale noi vogliamo riconoscere un essere attivo, un essere critico e un essere etico. Sono queste le parole di Pietro. Guardava con un consumatore critico ed etico insieme. Un consumatore che ambisce ad avere un ruolo anche nella relazione con l'impresa, non più soltanto di chi attende di tirar giù una scatoletta di tonno da uno scaffale, ma di interagire con questa. Per poter interagire però abbiamo bisogno di consumatori preparati e che forse dovrebbero rifiutare alcuni approcci ideologici. Per questo dico che rispetto alle parole alte di Pietro, poi nel corso della mattinata non ho visto seguire, almeno in alcuni interventi, questo stesso approccio, questa stessa visione. Dico questo perché su alcuni temi evidentemente molto controversi, abbiamo parlato di heavy food, di sostenibilità, di OGM, dell'eterna sfida tra proteine e carboidrati. Quando ci veniva raccontato le attenzioni che dobbiamo avere nel consumo della carne, andrebbe anche detto che il mondo delle imprese si confronta su questi due grandi, versanti. Ma ciò che è mancato forse, la discussione, lo dico per me, visto l'amicizia con la Lega in modo dialettico e costruttivo, è stata il contraltare la voce di chi la pensa diversamente. Insomma, perdonatemi la semplificazione, ma almeno fino a un certo punto della mattinata è passato il messaggio per cui gli OGM sono il male del mondo e per cui forse mangiare carne è pericoloso. Mancano messaggi positivi, consentitemi, accanto a questi. La biodiversità, faccio soltanto due esempi concreti, che è impugnata come uno delle vittime sacrificali del diffondersi degli OGM, è offesa, e in Italia in particolare, e non da oggi ma da secoli, dalla produzione agricola. Cioè, non c'è biodiversità nella pianura padana, non c'è perché gli agricoltori non seminano e non coltivano ciò di cui hanno voglia, ma seminano e coltivano in modo estensivo e quindi avendo estirpato tutte le altre coltivazioni ciò che porta a casa il business. È il business l'abbiamo chiamato contadino, dell'impresa agricola, che a volte non mi servono, magari con latifondista, non è quello della Monsanto, può farmi più o meno piacere, ma evidentemente anche qui non sto entrando nel merito, c'è un confronto tra poteri, nei quali che credo vi vada presentato in modo con una certa maggiore oggettività. La carne non è velenifera, lo voglio dire a qualche signora che magari pensava di tornare a casa e dire al figlio mangi due bistecche alla settimana. Il messaggio positivo è che andrebbero mangiate 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Quando lo dico ai convegni mi dicono no, non si è sbagliato la settimana, no, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, così si combatte il cancro e i mali della società moderna. E la carne si può mangiare 2 volte alla settimana. Per cui è evidente che anche spesso ci vengono esibite queste tabelle con i calcoli di sostenibilità, chi inquina più un allevamento di mucche o un campo di grano, ma insomma andrebbe anche misurato in ragione del potere nutriente della carne e del grano e soprattutto della frequenza con la quale carne e grano vengono mangiate nelle.
limitarmi a questo piccolo approfondimento. Il concetto è che sarei lieto, l'ho appena fatto in prima fila parlando con il professor Donzelli, di una maggiore interazione, un maggior confronto su questi temi. Il mondo dei consumatori, il mondo delle associazioni dei consumatori deve fare un salto di qualità, aprendosi all'altro. E infatti la mattinata è stata, un po' mi spiace che non lo so se è andata via Paola altre storie, ma no, eccola lì. Hai riportato un equilibrio con questa mattinata. E dico mi dispiace che simpaticamente Paola, perché tu sai, io rappresento i consumatori italiani in un gruppo consultivo presso la Commissione Europea. E non ho mancato di rimproverare alla Commissione quelli che secondo me negli anni sono stati degli abbassamenti di tutela che in Europa la prima madre negli anni 80-90 e poi forse, guardo soprattutto la tutela giuridica di cui mi occupo più da vicino, forse un po' di alleggerimento della tutela dei consumatori in nome di una crisi di cui le imprese stavano già pagando il prezzo c'è stata, quindi non ho simpatia, diciamo, trovo per quel ruolo in seno alla Commissione per, ma devo dire grazie oggi a Paola che ha un po' riequilibrato il tenore della discussione, tanto che gli interventi che poi l'hanno seguita hanno cambiato un pochino volto alla discussione. Questo per dire, mi avvio a concludere, che sta a noi delle associazioni dei consumatori accompagnare i cambiamenti. Questo non vuol dire essere dei fan del nuovo a tutti i costi, questo non vuol dire trascurare insidie, tranelli, non vuol dire essere stupidamente accondiscendenti nei confronti del mondo delle imprese. Perdonatemi, ma se qualcuno avesse il dubbio che l'Unione Nazionale Consumatori, che ha appena compiuto 60 anni di storia, intende dedicare i prossimi 60 a fare il vassallo delle imprese, si equivoca. L'Unione Nazionale Consumatori è la prima associazione in Italia per segnalazioni all'antitrust. E noi abbiamo il record di multe che facciamo tenere alle imprese tra tutte le associazioni dei consumatori durante il corso dell'anno. 7, 8, 10, 15 milioni sono dovute, ho avuto notizia mentre ero seduto là, dell'ultima sanzione da 200.000 euro a un'impresa dell'energia. Non vi dico il nome, anzi vi dico il nome, perché i nomi delle imprese vanno fatti, si chiama Illumia, era quella che faceva la pubblicità con Brandelli, l'allenatore nazionale, che vendeva ai consumatori cose non vere, un set di lampadine a basso consumo, eccetera, 200.000 euro questa mattina. Questo per dire che non voglio arretrare di un minuto, lo dico agli amici, lo dico a Gianni, lo dico a Mario, lo dico a Antonio Gaudioso, non voglio arretrare di un centimetro rispetto alla mia funzione di watchdog, di cane da guardia. Ma insieme a questo, a proposito di mano destra e di mano sinistra, devo accompagnare il cambiamento, lo devo capire. Noi abbiamo fatto un progetto, ve lo dico a Milano, perché sto con Uber, e in costanza di questo progetto li ho segnalati all'antitrust perché non riuscivano a modificare, pensiamo al mondo digitale come smart, non riuscivano a modificare una parte del loro sito con delle condizioni generali di contratto che prevedevano in caso di controversie il foro di Amsterdam. Dopo averlo letto una, due volte, dico signori, questa cosa ovviamente una clausola vessatoria lampante, ma stiamo parlando con il legal team, ma settimana dopo gli ho segnalato l'antitrust perché quello è il mio mestiere. Ma detto ciò, non possiamo chiuderci in visioni da un unico punto di vista, perché non è questo che ci chiedono i consumatori. Io mi fermo qui dando la mia massima disponibilità a interagire con gli esperti, a far agire i nostri esperti sui grandi temi che abbiamo affrontato oggi, la speranza che il consumerismo sappia essere un consumerismo etico e critico, e anche per rispondere all'auspicio di Pietro Pradelli all'inizio di questa mattinata, che guarda con